Salve a tutti, maledetti. Benvenuti a V-Claim on the Road. Questa domenica sono stato invitato dalla OP Cosmetics per assistere all'evento di Guy Tang in Italia. Yeah! Chi è Guy Tang? Ma dai, so che lo conoscete, non fate le vaghe. È il parrucchiere più in voga del momento. Quello coreano che colora i capelli delle star. I capelli, appunto. Fermi tutti, non facciamo della facile ironia. È evidente che io non sia stato chiamato per fare il modello per capelli. E per cosa allora? Per deliziar loro con la mia immaginifica presenza? Anche sì, ci può stare. Ma il motivo principe per dare un senso riguarda una definizione che avevo sentito su di lui. Dio del colore. Hair artist. Artista per capelli, che potrebbe lasciare il tempo che trova se non un dio del colore? Che si autodefinisce hair artist? Non potevo di certo mancarlo. Sono quindi arrivato con la mia Mercedes nera ed il mio autista al Marriott Hotel, un bel hotel lussuoso dove si sarebbe svolto l'evento. Subito si è avvicinata per accogliermi ed accompagnarmi una ragazza un sacco cute e con i capelli rosa. Sì, ho detto cute, ma perdonatemi, in questo momento devo essere una fashion blogger. Dicevo, un sacco cute che non mi ha insultato neanche quando le ho chiesto di parlarmi dei prodotti di questa azienda. Che ne sapete, magari devo fare il regalo a qualcuno. Camminando per l'hotel scopro poi una sala Michelangelo 3, che deve essere il sequel dove la Cappella Sistina salta in aria, e la sala Botticelli. Dopodiché la nostra rosa amica, per sbolognarci giustamente, ci porta nella magnifica social room. Luminosa social room, teatrale social room, enorme social room, ma anche vuota social room. E mi sono sentito così, un fashion blogger incompreso, incompleto e solo. Quindi torno fuori a cercare conforto e vedo un sacco di persone impegnate che sono già entrate, ma da lontano una luce. Eccole, sono le mie amiche fashion blogger. Amiche fashion blogger, eccomi, sto arrivando! Amiche fashion blogger, perché non mi parlate? Ci sono anche io, sono proprio come voi, solo non ho i capelli. Neanche il sole mi vuole. Dopo essermene andato, sì, camminando all'indietro ed aver provato a fare Kubrick, senza un apparente motivo se non il tentar di essere utile all'entropia almeno, sono tornato nella social room, adesso piena di fashion blogger, le mie ormai acerrime nemiche, e dopo aver scelto dove sedermi per avere un punto dove controllare le mie nemiche, comincia la presentazione del brand OP Cosmetics, con un tizio che ci parla dei capelli, che invita un altro tizio che ci parla dei capelli, ed infine due altri tizi che ci parlano di capelli. Ed in tutto questo io faccio il grande vago, facendo finta di leggere gli opuscoletti che ci hanno lasciato sulla sedia. Terminata la presentazione andiamo a mangiare, ma pare che le fashion blogger siano ghiotte di tramezzini. Ne prendo uno e cerco di entrare in una loro discussione, ma si parla di capelli, quindi niente, torno a mangiare il mio tramezzino solo ed in silenzio. Questo sono io che arrivo in ritardo per prendere il braccialetto d'oro da VIP, questo sono io che entro nella sala dove si svolgerà l'evento, questo sono io che non trovo il mio posto, questo sono io che cerco qualcuno che possa dirmi dove minchia si trova il mio posto, questo sono io che guardo i poveri seduti dietro di me, e questo sono io che mi chiedo perché mai questo debba cantare con un giacchetto addosso, ma non messo. Finita la canzone, ecco un video dove ci spiegano un po' tutte le avventure del marchio P Cosmetics, e dopo l'avvento sul palco di tutte e sette le hair model, ecco a voi Guy Tang. Ecco a voi Guy Tang. Sì, non si vede, ma oh, è in coreano di Gambadusso. Molto meglio vederlo una volta sul palco e la folla in delirio, schizzi di sperma dappertutto. Guy Tang, Guy Tang, Guy Tang. E poi accade la magia appena finisce di sculettare. Tra l'altro, gran bel culo, complimenti. E si comincia a fare sul serio, a parlare di capelli, anzi di colore. E vi dirò la verità, non me l'aspettavo. Ogni suo discorso verte su un concetto che è alla base della coscienza rispetto alla creazione artistica, cioè la percezione. Parla di come ha scelto lui il colore per ognuna delle ragazze, del motivo, parla della pelle, parla dei riflessi che possono dare i vari toni della pelle, e si parla di toni cromatici. Parla del motivo di ogni sua scelta in un modo molto più tecnico di quanto non mi sarei mai aspettato. Si incazza con i tecnici per aver messo delle luci leggermente arancioni dall'alto e le fa spegnere, rimanendo solo con le luci principali completamente bianche. Dice al pubblico di guardare la testa della ragazza e non il maxi schermo alle spalle, perché la tonalità cambiava leggermente. Ed una volta terminata la spiegazione dei motivi per i colori su ogni testolina, passa ad un'esibizione di balayage. Sentite come lo dico bene, balayage. Cos'è? Una pittura dei capelli. Prende questa ragazza con i capelli smoky, si
fa portare alcune tinture e parti a parlare, a diluire, a parlare, a dipingere, a parlare, a parlare, a parlare. E devo dire, ragazzi, non stava tenendo il palco sculettando, ma stava facendo un master rispetto alla pittura sui capelli, in questo caso. Come fare, quanto utilizzarne di colore, come doveva essere fatta la pennellata per avere un risultato ed il suo perché. Cioè, non che io sia stato un suo fan, ma ehi, wow. Termina lo show, tutti in piedi o quasi a fare le foto con il cell, tutti sul palco a mangiarselo tipo Profumo, piccolo siparietto dove canta con l'amico che nel frattempo ha tolto il giacchetto, siparietto che ci dà anche l'occasione per capire che non è un cantante. Le persone continuano a non credere che io sono una fashion blogger, ricarico un cell praticamente morto e via verso il private party post evento, pieno di gente e di luce, troppa luce, quindi bevo, 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 bevo. E d'un tratto sono diventato una fashion vlogger. Ciao, brindiamo insieme, mia amica fashion vlogger. Mi consiglieresti una faccia da fare per le foto su Instagram? Grazie, amica. Brindiamo tutte insieme. Ora sparliamo di qualcuno. Lo sapete che quella lì si è fatta le foto con le tette di fuori, ma sono rifatte? Sì, lo so! Ma ecco che arriva il momento nel quale il dominatore della scena si avvicina a Gaitang, che appena entra in sala viene divorato da tipo tutti, tranne che da me, che, da vera professionista fashion blogger, torno al lavoro interessandomi sfocatamente dei capelli della nostra Martin Fu, rubatami poi da una vera professionista fashion blogger all'opera, ed io che credevo fossimo amici. PS, me coglioni che capelli! E dopo uno stacchetto pubblicitario pro Oki... ultimo drink e si va. Dove si va? Prima a fare il nostro lavoro da fashion blogger, dopo cappottone pesante per tutti e via a cibarci in un ristorante molto molto buono nel quartiere ebraico. Comunque, prendo le mie pietanze, faccio il confronto con chi dice di stare a dieta ma prende più fritti di me e chiedo come si faccia a non ingrassare mangiando come un cavallo. Ci andiamo poi a far riconoscere in giro per Roma. No vabbè, qua mi conoscono, famo poco le fashion blogger che non me ce fanno tornare a casa, ve lo dico. Sì, ma datemi retto, ogni tanto sempre con sti cellulari in mano, boh, ve pagassero. Finita la serata, saluto le mie amiche e colleghe fashion blogger e, stando vicino casa, mi dirigo, con passo felpato, verso di lei, salutando l'isola Tiberina da Ponte Garibaldi, attraversando una strada vuota ed entrando nel buio della notte romana. Ma quindi sto Gaitang è un hair artist? Con buona pace di una buona parte del mondo accademico, sì. Non ha solamente una grandissima tecnica e conoscenza del tono e, come detto, della percezione che ha una qualsiasi sfumatura, quanto un colore, quanto una qualsiasi cosa. Soprattutto ogni sua scelta è dettata da un bisogno personale. Non scegli di certo tu il colore da metterti in testa, ma è lui che ti guarda e sceglie cosa è più giusto per te, ovviamente dal suo punto di vista. Ma la cosa che più mi preme analizzare, sempre nell'ambito dell'arte, è racchiudere il tutto, cogliendo il punto dell'opera artistica, se no so buoni tutti, che in questo caso è la realizzazione di quello che un Pollock, o meglio magari un Rothko, poteva creare su tela, ma traslato su dei capelli. Concettualmente cambia zero. Da una parte abbiamo una tela percettivamente bidimensionale e dall'altra migliaia di fili tridimensionali, ma il modo, l'approccio è lo stesso. Guardi la tela o guardi i capelli e sfoghi il bisogno di dare quel tuo senso cromatico esclusivamente in base al gusto, appunto, al gusto dell'artista. Certo, non è un tipo di arte come Caravaggio o un Magritte, per dire. E non è una performance artistica, perché lo show era relativo a ciò che sarebbe stato creato. E non è neanche un tipo di arte che rimane nel tempo. Non dico qualche ora dopo, ma già il giorno dopo è tutto passato. Non tanto solo per il colore, ma soprattutto per il taglio e per il fatto che è stato creato su di un essere organico. Quindi in evoluzione. Semplicemente decrescono i capelli, ciò che ad una tela non accade. Ma riassumendo molto grossolanamente, e ripeto molto grossolanamente, essendoci una definizione estetico-percettiva, una scelta dell'essere umano e una percezione terza, possiamo ben definire il nostro Gaitang un vero hair artist.
Siamo arrivati alla conclusione, ovviamente se volete conoscere altro o magari volete qualche approfondimento rispetto a questo tipo di creazioni artistiche, fatemelo sapere che ci si diverte a sviscerarlo per bene. Ringrazio l'OP Cosmetics per avermi invitato, mi raccomando se dovete comprare qualche prodotto comprate loro perché a una certa mi hanno fatto magna bene e so catanesi e i siciliani a me mi stanno simpatici. E ringrazio tutte le fashion blogger di cui mi sono innamorato e disinnamorato e che mi hanno supportato durante tutta la serata. Ringrazio l'unicorno Martin Fu, che è stata anche l'ottima makeup artist dell'evento. Ringrazio l'open bar. Ringrazio Guy Tang e Bon, direi buona così. Bello a tutti, statemi discretamente bene. Il vostro Viclabe. We'll be right back.